anche nelle statistiche, quando si fanno i numeri dei costi umani delle guerre, delle varie operazioni, eccetera, ma anche nella stampa nostra, quando si parla delle operazioni militari neocoloniali, non si considerano allo stesso stremo le perdite, diciamo, delle potenze che aggrediscono da quelle che sono gli aggrediti, no? Cioè c'è una misura diversa del valore della persona. Però su questo terreno si può effettivamente agire, richiedere, diciamo, sviluppare anche delle campagne. Quindi sono state anche indicazioni di lavoro preziose. Io direi che su questa base si può sviluppare il discorso sia sul piano della storia che anche sul piano, diciamo, della prospettiva. Quindi le indicazioni ci sono. Io capisco bene e condivido molto questa lettura della... Forse meglio magari se ti vieni qui così ti vedono, ti ascoltano. Condivido moltissimo questa lettura del movimento storico marxista, comunista, come un tentativo di portare a compimento e a piena realizzazione sul piano della storia quella tensione ideale e umanistica che era stata espressa, anzitutto in ambito borghese, è stata quantomeno autorizzata ed espressa in ambito borghese a partire da Kant, e che è stata poi tradita, che era poi di fatto, e che venne poi di fatto tradita sul piano storico dello sviluppo del capitalismo e del liberalismo stesso. Mi chiedo, dentro questo quadro di universalizzazione e di realizzazione, insomma, dei diritti a partire dal concetto, da un'idea universale di uomo, di umanità, come si inserisce l'elemento della classe, l'elemento particolare, determinante, l'elemento di classe, un elemento su cui mi pare non abbiamo fin qui focalizzato l'attenzione, l'elemento della particolarità, come si inserisce all'interno di questo sviluppo. Buona domanda, ma io direi di prendere anche altre domande. Un chiarimento sulla nozione di marxismo occidentale, visto che alcuni dei primissimi lavori, no? Cominciamo dalla seconda, cioè la mia critica del marxismo occidentale. E spesso nel secondo dopoguerra il marxismo occidentale, la categoria di marxismo occidentale, è stata utilizzata anche da autori dell'andamento marxista. È stata utilizzata in modo narcisistico, come se il marxismo avesse avuto il suo vero significato soltanto in Occidente, mentre invece in Oriente. Allora questa dal mio punto di vista è una critica.
l'Occidente che sfruttava l'Oriente. Prendiamo un autore come Gramsci, è giusto prendere un autore come Gramsci, perché Gramsci non c'è dubbio che è stato uno dei grandi teorici del marxismo, non soltanto in Italia, non soltanto in Occidente, ma su scala mondiale. È una caratteristica essenziale del pensiero di Gramsci, è la critica che lui fa all'antiuniversalismo dell'Occidente, che tende a identificare l'universalità con se stesso. Cioè, quindi, se noi vogliamo seguire Gramsci, il marxismo occidentale, o il cosiddetto marxismo occidentale, è stato largamente incapace di pensare l'universalità dell'uomo, l'universalità del genere umano. Tanto è vero che Gramsci giunge a dire che il marxismo è sinonimo di universalismo e questo universalismo è al tempo stesso sinonimo di umanismo integrale. Gramsci usa anche questa espressione, sinonimo. E questo pensiero caratterizza Gramsci in tutto l'arco della sua evoluzione. Persino nel corso della prima guerra mondiale, Gramsci dice, dopo Caporetto, quando insomma il disastro investe anche l'Occidente, propriamente detto, ecco, adesso ci si commuove per le sofferenze del popolo italiano o di altri paesi, a Caporetto o altrove. Ma in realtà queste sofferenze sono iniziate già prima. Guai a un marxismo che diventa provincialista e persino sciovinista, come se nella prima guerra mondiale il popolo italiano fosse stato l'unico popolo a subire catastrofi e disastri e sofferenze su larghissima scala. Noi invece dobbiamo tenere presente la storia universale. Il grande merito del marxismo è stato anche quello di aver scoperto e affermato la prospettiva della storia universale. Noi non dobbiamo lasciarci ingannare da certi giochi di parole. Se noi per esempio oggi insistiamo sul fatto che la condizione femminile ha una sua peculiarità, che
condizione femminile ha una sua peculiarità, nel senso che le donne, oltre allo sfruttamento che caratterizza la società capitalistica borghese nel suo complesso, sono costrette a subire anche l'oppressione di genere. Non è che in questo modo noi rimediamo all'universalismo, no. Diciamo che condizione concreta per la realizzazione dell'universalità è comprendere le diverse configurazioni dell'oppressione. Comprendere, per esempio, la diversa configurazione dell'oppressione femminile. È chiaro, questa è proprio la caratteristica di un movimento che vuole essere universalistico. Il nostro universalismo non può essere quello per cui sì, ci riempiamo la bocca della parola universalità, ma poi trascuriamo le forme concrete che l'oppressione e l'umiliazione dell'universalità può assumere. Il movimento femminista, di cui dobbiamo sottolineare l'importanza e l'attualità, il movimento femminista non si può capire senza il contributo del marxismo e del comunismo. E Marx ha insistito molto sulla essenzialità della questione femminile, ma questo noi lo troviamo anche in Gramsci, lo troviamo in Lenin, e così via. Così è un po' ridicolo l'argomento borghese se noi insistiamo sulla centralità della questione coloniale. Il Marx, c'è un breve testo, ma densissimo e bellissimo, in cui si dice che la barbarie intrinseca della società borghese, che in Occidente, nella società capitalistica più sviluppata, si manifesta in forme più o meno ovattate, in forme più o meno eleganti, si manifesta in tutta la sua barbarie e brutalità nelle colonie. Questo non è una distruzione dell'universalismo, al contrario, è l'esigenza profondissima in Marx, anche in Lenin, Gramsci, eccetera, l'esigenza a tenere presente che l'universalismo non è una frase retorica, non può essere ridotto ad una frase retorica. E guai a noi se tollerassimo che l'universalismo fosse ridotto ad una frase retorica. No, l'universalismo è anche lo sforzo per individuare tutte le situazioni in cui, nonostante l'omaggio formale all'universalità, invece ci sono settori importanti del mondo umano che subiscono un'oppressione o un'umiliazione assolutamente intollerabile. E quindi l'universalismo è sottolineatura della questione femminile. Non soltanto non c'è contraddizione, ma c'è profonda unità. Universalismo è sottolineatura della barbarie della questione coloniale che continua ancora a girare. Non c'è contraddizione, ma c'è unità. Perciò il concetto di classe è così importante. Naturalmente coloro che vogliono continuare a dire cosa dicono, ma perché parlare di classe, gli uomini e le donne sono tutti uguali? È certo, in quanto a dignità le donne e gli uomini sono uguali, ma si tratta di vedere se nella società borghese questa eguaglianza e questa universalità è rispettata. E noi dobbiamo dire di no, perché basta un'analisi concreta della situazione concreta. Ma quando noi diciamo che l'universalità nella società borghese è umiliata, calpestata, infranta, non intendiamo celebrare la particolarità, intendiamo invece celebrare l'universalità, ma un'universalità che deve essere affermata nella sua concretezza. Questa è l'importanza in particolare di Gramsci, ma di
che caratterizzano i grandi autori marxisti nel suo complesso. E ho dato di fatto che i grandi movimenti che hanno promosso il rispetto dell'universalità, quali sono questi grandi movimenti? Il movimento anticolonialista, il movimento femminista, la lotta operaia, tutti questi grandi movimenti, ripeto, che si sono posti il problema dell'universalità nella sua concretezza, tutti questi grandi movimenti hanno avuto un punto di forza nel marxismo. Sono stati spesso ispirati dalla lezione di Marx. E questo non è un capitolo remoto di storia, è un capitolo che ci riguarda ancora direttamente. È bello che Marx parli, in senso critico naturalmente, della schiavitù domestica delle donne. Questa è una vergogna, una delle vergogne della società borghese, e noi questa vergogna dobbiamo continuamente ricordarla e sottolinearla, non per tollerarla, ma per poterla rovesciare fino in fondo. Non so se è soddisfatta la risposta. Sì, no. Se ci sono altre domande o altre osservazioni, altrimenti possiamo concludere. Io ringrazio tutti quanti voi che siete rimasti con questo freddo gelido nella sala, che veramente ci stiamo congelando, e a nome della sezione del Partito Comunista Italiano ringrazio Domenico per lo sforzo e il contributo che ci ha dato, veramente notevole, quindi diciamo concludiamo con un applauso all'inizio.